Bene, ciao ragazzi, quest'oggi stiamo provando per voi a giocare a GT Racing 2. Abbiamo già acquistato la prima automobile che ci viene proposta dal gioco, che sarebbe l'Alfa Mito. Abbiamo comprato qualche aggiornamento, possiamo quindi alla macchina, possiamo quindi andare a giocare. Vediamo quindi come va il nuovo gioco di Gameloft. Ecco, gara classe, in questo caso dobbiamo tagliare il traguardo prima degli altri, come ci è stato anche indicato. Magari alziamo un pochino la luminosità, ok. Perfetto. Così si frena, basta premere in qualsiasi punto dello schermo e poi praticamente bisogna cercare di seguire anche la linea che viene indicata dal gioco. Naturalmente bisogna seguirla per quanto possibile, non è che possiamo essere dei maghi, più che altro dobbiamo fare sorpassi eccetera. Ora, ecco, ora che sono al primo posto sicuramente sarà più facile gestire la macchina. Il fatto che la frenata sia stata sia automatica naturalmente può essere tolta. Ora l'ho messa, ho lasciato tutto settato come come impostato già di default dal gioco. Però vedete, il gioco è fluido, non ha problemi. Naturalmente stiamo giocando su un S4, quindi non avevamo dubbi che non ci fossero problemi di gioco. Il telefono sembra seguire perfettamente i nostri movimenti. Peccato per la frenata assistita che a me non piace, non mi ero accorto che c'era, ma qui dobbiamo semplicemente vedere come funziona il gioco. E direi che la grafica è bellissima, bello correre anche con l'Alfa Mito. Mi piace questa possibilità di giocare con macchine che alla fine abbiamo modo di guidare anche nella realtà. Ecco, siamo arrivati. Mauro è primo, bene, mi fa piacere. Direi quindi che il gioco è particolare. Ecco, finita la gara, ci dà i livelli, ci dà dei soldi che noi possiamo andare ad utilizzare poi per acquistare delle altre automobili oppure potenziare la nostra macchina nel nostro garage. Quindi ecco, vedete, ora mi dice potenza la macchina, pensiamo posso andare a comprare questa opzione che mi dà la possibilità di aumentare la potenza e quindi la velocità. Ok, ora facciamo così, mi fa acquistare anche un meccanico. Ecco, questa è la nostra, diciamo, come dire, la nostra macchina, il nostro garage fondamentalmente. Abbiamo un riepilogo rapido della nostra macchina, velocità massima, accelerazione, tenuta di strada, freni, possiamo potenziare, riverniciare, andare ad acquistare soldi tramite acquistare crediti tramite pagamento qui sopra, o possiamo andare quindi al negozio oppure fare gara. Al negozio abbiamo questa sezione qui, possiamo andare per esempio ad acquistare altre macchine. Abbiamo l'Alfa Romeo, poi abbiamo la Chevrolet, Sonic, la Renault Clio, l'Audi A3, la Volkswagen Polo, la Fiat 500, la Golf, la Toyota Tundra T2, eccetera. Quindi questo è il gioco. Poi naturalmente andando a salire di classe sicuramente saranno macchine molto più potenti. Direi davvero che allora carino questo GT Racing 2, mi è piaciuto particolarmente. Il gioco addirittura è gratuito sul market, quindi può essere scaricato da chiunque. Bene, direi che è tutto per questa review di questo interessante gioco prodotto da Gameloft. Ci vediamo alla prossima. Ciao!